Prego i consiglieri di prendere posto tra i banchi. Invito il segretario generale a procedere all'appello. Salve. Serena Albano. Mafalda Amente. Luigi Aprile. Alfonso Ascione. Giuseppe Balsamo. Assente. Giovanni Belleré. Donato Capone. Giorgio Carcatella. Vincenzo Carfora. Luigi Cerbone. Dario Cigliano. Massimo Cilenti. Sì, presente. Massimo Costa. Presente. Sergio Danna. Ottavio Delfino. Angelo Delle Cave. Vincenzo Del Prete. Antonio Durazzo. Antonio Falco. Livio Falcone. Giuseppe Ferrandino. Massimo Filoia. Enrico Flauto. Arturo Fomez. Elisabetta Gambardella. Domenico Giorgiano. Giovanni Giuliano. Francesco Guarino. Antonio Mappa. Manlio Luigi Marano. Presente. Simone Monopoli. Carlo Morra. Maria Caterina Pace. Giovanni Palomba. Salvatore Ricci. Luigi Rispoli. Angelo Antonio Romano. Presidente. Anna Brigida Rosa. Rosa Russo. Ermanno Schiano. Presente. Giampaolo Scognamiglio. Tommaso Scotto Di Mimico. Carmine Sommese. Luigi Sorianiello. Carlo Vaiano. Ma che ci sta? No, era questo documento qua che abbiamo fatto, questo consiglio, che è all'ordine del giorno, tra l'altro. Fino a quando andiamo avanti, scusate? Si presume fino al 30 giugno, però dobbiamo vedere un po' come si mettono le cose.
Nel corso dell'appello è entrato il consigliere Mafalda Amente. Va bene, d'accordo. Ciao. Allora, il numero è valido, quindi presenti sono 31, la seduta è valida, nomino scrutatori i consiglieri Bellerè, Cerbone, Cilenti. Mi chiede di intervenire il consigliere Falco, prego. Presidente, buon pomeriggio, buongiorno a tutti i consiglieri. Io volevo chiedere al presidente, a tutti i consiglieri, ma più che chiedere un'informazione e poi a seguire un'interrogazione riguardo a una gara che è stata appaltata sul territorio del comune di Caivano. Si tratta di una rotonda pericolosissima, è una gara che è partita data alla ditta verso ottobre, c'è la nomina eventualmente anche del direttore di lavoro. Non so spiegarmi come mai, nonostante che viene chiamato e interrogato anche l'architetto Russo, parte questa gara. C'è una gara sicura in partenza, ma non abbiamo il motivo di quello. Io come sindaco del comune di Caivano chiedo quanto prima di essere collaborato in questa operazione, perché è una rotonda molto pericolosa e incidenti non scappa un giorno che si verificano. Grazie. Allora il presidente Pentaggio l'ha ascoltato e quindi praticamente se ne fa carico per dare una risposta al consigliere Falco. Chiede di intervenire il consigliere Costa, prego. Grazie presidente. Io intervengo nel merito, diciamo, dell'ordine del giorno. Allora, perché se no chiedo scusa. Eh no, perché se dobbiamo entrare nel merito dei due punti, per chiedere l'inversione dei due punti all'ordine del giorno, perché ritengo decisamente più importante iniziare a parlare del destino delle province piuttosto che del difensore civico, e penso che l'Aula, diciamo, non possa, diciamo, non accogliere questo tipo di richiesta che le chiedo poi. Siamo qui per fare tutto comunque. E consigliere Calcatella, prego. No, presidente, io intervengo invece su una serie di questioni che credo siano fondamentali e alle quali bisogna provare a dare una risposta in questa sede, perché io parto dal presupposto che probabilmente noi qui siamo ad effettuare l'ultimo consiglio provinciale di questa esperienza che ci vede tutti impegnati dal 2009. In effetti io vorrei segnalare al presidente Pentangelo e ad alcuni assessori che con lui sono al banco della giunta alcune questioni particolari. Allora, io credo che intanto andremo a completare questa stagione senza che si approverà il bilancio di previsione, pur per quanto possano esserci delle dilazioni. Sa di fatto che senza questo strumento contabile si determineranno una serie di problemi, tra i quali io sono, indico alcuni. Sono preoccupato per quanto concerne i lavoratori delle società partecipate. Noi siamo in una condizione alquanto delicata per i lavoratori dell'ex società. Consigliere Calcatella, chiedo scusa un attimo, io vorrei invitare i colleghi consiglieri a consentire il regolare svolgimento dell'intervento del consigliere Calcatella, che tra le altre cose sta anche sollevando e rappresentando dei problemi che credo riguardino un po' tutti. Prego consigliere. Grazie presidente. Io credo, come dicevo, che ci troviamo di fronte ad alcuni problemi delicati che purtroppo non vedranno il ruolo del consiglio protagonista nella possibile soluzione e nella analisi per giungere poi a rassicurare, nel caso delle società partecipate, dico i lavoratori. Perché dico questo? Noi ci troviamo intanto con una situazione, faccio per step, CTP. Noi sappiamo che annualmente c'è un problema di ricapitalizzazione che investe la possibilità di evitare che questa società vada incontro ad un pericolo evidente di collasso. Sappiamo che nel corso degli anni c'è stato un lavoro costruito insieme alle parti sociali che ha prodotto un rallentamento del disavanzo, per cui se tutto va bene non sarà più il consiglio ma sarà questo ipotetico organo di commissariamento, che poi dopo andremo ad affrontare come è determinato dal disegno di legge che si andrà a approvare alla Camera, che dovrà assumere la posizione di andare a ricapitalizzare
nella quota parte di circa 17-18 milioni di euro questa società, fermo restante che dal mio punto di vista ormai l'operazione è ben evidente che spinge alla privatizzazione anche di questo pezzo di attività come per altri segmenti, quindi si induce ad una articolazione da giungla, da deregulation, anche quella che sarà la vicenda dei trasporti, e si produrrà un vero ed evidente problema di tensione sociale anche con questi lavoratori. Abbiamo il problema della Armena, ex ASUB, che come ben sappiamo tutti è stata determinata con l'indicazione di un capitale sociale che, cari colleghi, dobbiamo dirci, si sta dimagrendo giorno per giorno, perché nei fatti non c'è stata l'attività che ci aspettavamo, non sono state destinate risorse, non sono stati garantiti mezzi, non si sono avviate le attività presso le scuole, non è previsto il fotovoltaico nella commessa perché addirittura non era stato fatto il passaggio dall'amministratore al liquidatore. Per la sopraggiunta poi, diciamo, del sopraggiunto decesso anche del prefetto Ciliberti, ma sta di fatto che questa società rischia nel corso di pochi giorni di trovarsi in una condizione pietosa come si è trovata precedentemente l'ASUB. E questo lo dico con cognizione di causa, perché al presidente, all'assessore e ai capigruppo è giunta una nota delle delegazioni sindacali con la quale si puntualizzano tutta una serie di criticità e di mancanza di soluzione ai problemi che erano stati presentati. La stessa cosa vale per la SIS, che pure dovrà essere capitalizzata, dovrà essere quindi avviato un percorso di rilancio delle attività. Per non parlare di altri temi, quali la vicenda dell'ex area NATO, per la qual cosa il Presidente e l'assessore Moschetti sono stati allertati rispetto alla possibilità di una conferenza di servizio con la Regione per tentare di portare una cittadella universitaria nell'area del Flegreo e dell'ambito puteolano, e invece siamo al palo e non sappiamo come si sia prodotta questa vicenda. Per non parlare di una serie di progetti importanti che erano quelli della Casa delle Donne nel palazzo, che abbiamo previsto di impegnare anche una somma cospicua e non è decollata. Lo stesso dicasi per le detenute del carcere di Pozzuoli, perché avevamo fatto una scelta condivisa di fare dei corsi di formazione e sostegno per queste detenute. E non ultimo, e qui però credo che sarà la consigliera Rosa a puntualizzare meglio quest'altro punto, e dopodiché aspettiamo delle risposte, la vicenda dell'ex Capalc, laddove anche su questo chiediamo delle risposte, perché non è pensabile che chiuderemo questa esperienza e non avremo inciso per determinare un percorso almeno di realizzazione che possa lasciare un segno. Ecco, queste valutazioni, Presidente, sono espressione della area di cui mi onoro di rappresentare come area di posizione, insieme alla consigliera Pace, ai consiglieri Carfora e Morra e la consigliera Rosa Brigida. Vi invitiamo pertanto a darci un elemento di chiarezza su questi fatti, anche per evitare di rischiare che, fatto questo consiglio provinciale, andati tutti via, ecco, non ci siano tracce di questa discussione, di queste preoccupazioni, e quindi di una segnalazione forte che invece deve giungere dal Consiglio Provinciale, proprio per evitare di dire che questo poi è un organo che invece non ha prodotto attività, non ha affrontato i temi, non si è anche scontrato dialetticamente su progetti, ma in qualche modo un organo che in qualche modo ha funzionato. Vi ringrazio e sono in attesa delle risposte. Consigliera Rosa, prego. Allora, buongiorno Presidente, saluto i colleghi. Come prima anticipato il consigliere Carcatella, su varie problematiche ampiamente discusse prima, ci si chiede un punto di chiarezza, visto che siamo a fine consigliatura, giusto per lasciare traccia di quello che è un lavoro che ognuno di noi ha portato in essere. Voglio partire dal 3 febbraio 2014, dove il Consiglio Provinciale, all'unanimità dei presenti, ha espresso volontà di chiedere al Presidente della Provincia, dottor Pentangelo, una manifestazione di interesse con il Comune
con la Regione e con la Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia riguardante l'area ex nato a Bagnoli. Questo documento nasce ed è stato un documento collegiale condiviso con tante forze politiche perché noi sappiamo bene che ci sono delle difficoltà strutturali di molti edifici superiori e quindi di competenza provinciale nell'ambito soprattutto della zona flegrea. Faccio capo a una denuncia che è stata fatta da alcuni genitori il 18 dicembre del 2013, è un esposto denuncia riguardante il Gioacchino Rossini. Seguono 27 firme di genitori che identificano la pericolosità soprattutto del quarto piano di questo istituto. La grande difficoltà del liceo scientifico La Briola che viene spacchettato in più realtà e parliamo sempre di fitti passivi. Parliamo di fitti passivi di circa 1 milione di euro per quanto riguarda il Gioacchino Rossini. Questo era come dire, l'input che ha portato a chiedere alla provincia una manifestazione di interesse per una cittadinella scolastica nell'area ex nato. E questo suggerimento è stato accolto con delibera provinciale anche nel piano di razionalizzazione degli istituti scolastici di pertinenza provinciale dalla giunta provinciale, se non sbaglio, a metà marzo. Dico questo perché si lega il tutto ad una situazione che si porta avanti ormai da 20 anni e che è l'area ex Capalc 2 di via Terracina, struttura di proprietà della provincia qualora venisse terminata, con una copertura economica per un disavanzo di bilancio del 2010 e che porterebbe perlomeno due strutture scolastiche superiori, quale il Gioacchino Rossini e l'Istituto La Briola, e perché no, nella disponibilità degli spazi, anche la realtà dell'Istituto Artistico Boccioni, che ha una situazione anch'essa di criticità all'interno dell'ente mostra d'Oltremare, il quale ci vuole fare un ristorante, è liberissimo di farlo, però ha creato un punto di criticità anche per questo istituto. L'ex Capalc ha una copertura economica. Da tempo si è seguito nell'arco di questo ultimo scorso di consigliatura un po' quali sono stati le difficoltà che si sono incontrati. Incominciamo da 1 anno e mezzo fa, quando la provincia ha effettuato i primi prelievi essendo l'area in un contesto SIN e quindi sono stati fatti dei carotaggi dalla Natura SRL in contraddittorio con l'ARPAC. Le difficoltà, credo che molti dei miei colleghi sappiano, nascono proprio da questi esami in contraddittori. Ci si è impiegato quasi 1 anno giù di lì per verificare che l'ARPAC ha finalmente dichiarato di aver prodotto degli esami non giusti e quindi dopo l'incontro che è stato fatto nel mese di febbraio presso il Ministero all'Ambiente a Roma, presente credo anche il Presidente Pentangelo, si è raggiunti a una sorta di accordo, visto che non c'erano più ostacoli per il riavvio dei lavori in quest'area. E mi sono fermata lì. Mi sono fermata lì perché poi ho dovuto incrociare tante interlocuzioni sia con l'area tecnica per verificare, visto l'ok dal Ministero all'Ambiente, la sottoscrizione di un verbale tra vari attori, perché su questa zona non si riavviassero realmente i lavori. E mi è stato spiegato, dopo alla sua richiesta a resistere in giudizio verso la Partenopea Costruzioni col fallimento, cosa giusta,
Mi è stato spiegato la settimana scorsa dall'ingegnere Gaudino, che ho sentito telefonicamente, che bisognerebbe riprocedere di nuovo ai bandi di gara e che quindi la problematica non era più nelle mani dell'area tecnica, se vogliamo, dell'area politica, che già aveva dato degli indirizzi ben chiari e inequivocabili, ma bensì era un fatto prettamente del segretario generale. Allora io oggi, sempre per trovare un punto di risposta dopo un lavoro così capillare, sia vostro che nostro, chiedo se il presidente Pentangelo, nella veste di commissario dell'area, potrebbe chiedere alle ditte partecipanti, che già hanno in essere posta la loro volontà alla partecipazione dei lavori, di andare a riformulare tutte quelle documentazioni che la legge in essere gli dice di attuare, in modo da velocizzare quelli che sono degli iter purtroppo molto capillari e che portano il lavoro di tutti poi ad essere svuotato. Io aspetto una risposta di possibilità in merito a questo, sia dal Presidente o dal Segretario Generale. Grazie. Ringrazio la consigliera Rosa, c'è una proposta di inversione all'ordine del giorno, quindi pongo in votazione la proposta del consigliere Costa di inversione all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario resti fermo e chi si astiene lo dichiari. A maggioranza viene respinta la proposta. Prego quindi gli uffici di preparare. Presidente, siamo l'unico che il gruppo consigliere del Partito Democratico non parteciperà alla seduta della direzione del difensore civico. Grazie. Prego l'ufficio di predisporre il seggio e invito i scrutatori. A questo punto devo sostituire anche il consigliere Cilenti da scrutatore, lo faccio con la consigliera Rosa. Allora, prego procedere alla votazione. Il numero legale si vedrà dalla votazione, no? Che voteranno uno alla volta. Votazione. Consigliere Fomez, sulla votazione. Sì, sulla votazione, lo stiamo facendo perché ci sarà una votazione per appello nominale. Serena Albano. Mafalda Mente. Luigi Aprile. Alfonso Ascione.
Giuseppe Balzano. Giovanni Bellerè. Giovanni Bellerè. Ah, sta di spalle. Chiedo scusa, non l'avevo vista di spalle. Donato Capone. Giorgio Carcatella. Vincenzo Carfora. Luigi Cerbone. Dario Cigliano. Massimo Cilenti. Massimo Costa. Sergio Danna. Ottavio Delfino. Angelo Delle Cave. Vincenzo Del Prete. Vincenzo Del Prete. Antonio Durazzo. Antonio Falco. Antonio Falco. Livio Falcone. Diamo atto che vota Antonio Falco. Giuseppe Ferrandino. Massimo Filoia. Enrico Flauto. Arturo Fomez. Elisabetta Gambardella. Domenico Giorgiano. Giovanni Giuliano. Francesco Guarino. Antonio Mappa. Manlio Luigi Marano.
Simone Monopoli, Carlo Morra, Maria Caterina Pace, Giovanni Palomba, Salvatore Ricci, Luigi Rispoli, Angelo Antonio Romano, Anna Brigida Rosa, Rosa Russo, Ermanno Schiano, Giampaolo Scognamiglio, Tommaso Scotto Di Minico, Carmine Sommese, Luigi Sorianiello, Carlo Vaiano, per ora votanti. Allora, i votanti sono 25. Siamo in attesa di avere l'esito.
Allora, prego i consiglieri di prendere posto tra i banchi. Do l'esito della votazione. Allora, Fortunato Giuseppe 23 voti, schede bianche 2. Proclamo quindi eletto difensore civico il dottor Giuseppe Fortunato. Non c'è qua. Allora, passiamo al il consigliere Bellere mi propone di far votare per l'immediata distruzione delle schede. Pongo in votazione. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario resti fermo, chi si astiene lo dichiari. All'unanimità viene approvata la distruzione delle schede. Siamo adesso al punto numero 2, discussione sul disegno di legge disposizione sulle città metropolitane, province, unioni e fusione di comuni. Il consigliere Bellere. La votazione del difensore civico, non mi ricordo, si può chiedere anche l'immediata esecutività? No. Allora? No. Allora il consigliere Bellere mi chiede di porre in votazione l'immediata esecutività. Pongo in votazione. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario resti fermo, chi si astiene lo dichiari. All'unanimità viene approvata l'immediata esecutività dell'atto deliberativo. Siamo adesso al punto numero 2. Prego i consiglieri di prendere posto tra i banchi. Presidente, mi scusi. Sì. Io credo che prima di andare avanti, rispettando gli ordini del lavoro di questo consiglio, credo che sia giusto avere le risposte che abbiamo segnalato, in modo, dopodiché tutti più sereni andiamo avanti. D'accordo. Grazie. Però io vorrei richiamare un attimo tutti in quest'aula ad avere un comportamento che ci consenta di svolgere i lavori. Allora, la consigliera Rosa mi chiede di poter avere seduta stante una risposta da parte dell'amministrazione. Poiché vedo in aula l'assessore competente, l'assessore Moschetti, chiedo se l'assessore vuole eventualmente rispondere alle questioni sollevate dalla consigliera Rosa. Prego, assessore. Salve, buona giornata a tutti. In realtà la consigliera ha spiegato in maniera dettagliata quella che è la situazione. È una vicenda, quella del CAPAL, che va avanti da un ventennio, in quanto ci sono state una serie di complicazioni, prima con il fallimento, come lei giustamente diceva, dell'ATI, poi perché quest'immobile comunque insisteva su un sito di interesse nazionale che è quello Bagnoli Coroglio. Di lì sono iniziate tutta una serie di richieste al Ministero. Finalmente, come ha osservato lei, da poco abbiamo avuto la risposta positiva da parte del Ministero. Quindi, come edilizia scolastica, in un certo senso noi abbiamo portato a compimento la nostra opera. Oggi bisogna appunto riaprire le procedure di gara, ed è chiaro che si sta perdendo un po' di tempo, in quanto bisogna adeguare quelli che sono i costi oggi rispetto a quelli che erano quelli di allora. Personalmente mi faccio carico, quindi anche a nome del Presidente della Provincia, di questa sua richiesta, con un'azione di stimolo nei confronti del Segretario Generale. Consigliere Carcatella, prego. Io apprezzerei se anche in questa sede il Segretario Generale, sul quesito che poneva la collega rispetto al fatto che se è possibile o meno intervenire su una gara che naturalmente riconosciamo ormai è lì stagnante da un po' di tempo, quali possibilità possano esserci per rendere più agevole l'ipotetica soluzione del problema. Considerate che noi suggeriamo, non è chiaramente compito della politica, ma suggeriamo che si faccia una notazione invitando i contraenti ad adeguare quella parte modulistica o documentale nel rispetto delle norme attuali, in modo tale da accorciare un po'. La ringrazio, facciamo rispondere un attimo il segretario generale sul punto. Prego. L'informazione resa dall'ingegnere Gaudino è parzialmente vera, perché ce ne stiamo occupando sia io che l'avvocatura, quindi per amore di verità faccio questo chiarimento. La questione è puramente tecnica, in quanto la gara bandita diversi anni fa è stata sospesa
prima dell'apertura della documentazione amministrativa. Dare seguito alla gara in essere oggi sospesa potrebbe comportare dei problemi giuridici in merito all'ammissione dei partecipanti alla gara, alle operazioni di gara. Insieme all'avvocatura stiamo studiando una soluzione, anche perché dobbiamo dare atto che la motivazione della sospensione del procedimento di gara potrebbe comportare una modifica degli elaborati progettuali posti a gara, anche solo per la necessaria caratterizzazione che poi è stata la vera motivazione della sospensione. A breve, anche per dare l'adeguata, dovuta risposta all'assessore, provvederemo a dare una comunicazione in tal senso. Grazie. Io ringrazio l'assessore e il segretario generale. Un'ulteriore domanda, giusto perché su questo tema ci si lavora da anni. È stato ipotizzato che molto probabilmente non a lungo l'area ex Capalc uscirà dal SIN, dal sito di interesse nazionale. Questo potrebbe velocizzare ulteriormente i procedimenti in essere di ripresa dei lavori. Quindi invitiamo a... Presteremo una maggiore attenzione anche su questa ulteriore informazione che personalmente già possedevo, quindi grazie. Prego. Grazie. Allora ringrazio il segretario generale, l'assessore e la consigliera Rosa. Credo che possiamo passare adesso al punto 2, discussione sul disegno di legge disposizioni sulle città metropolitane, province, unioni e fusioni di comune. Chi chiede di intervenire? Chi chiede? Consigliere Cerbone? Prego, consigliere. Grazie Presidente, ringrazio il mio capogruppo per avermi dato la possibilità di fare questo piccolo intervento, questa piccola precisazione. Io non posso esimermi dal dire che c'era una volta la democrazia, adesso non c'è più. Questo lo dico personalmente, ma credo di associate anche voi, al nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi. In riferimento all'ordine del giorno, comunico che hanno provveduto alla stesura, alla elaborazione e alla condivisione dello stesso quasi tutte le forze presenti in questo Consiglio. Adesso passo, diciamo, eventualmente dopo la parola al collega Giorgio, che provvederà alla lettura integrale del testo che è stato, diciamo, elaborato. Grazie. Chi chiede di intervenire? Il consigliere Carcatella, prego. Presidente, vabbè, come anticipava il collega Cervone, c'è un documento che sottoporremo all'attenzione dell'Assemblea e naturalmente ci auguriamo che venga sostenuto da tutti. Però è evidente che prima di presentare il documento è giusto fare qualche considerazione su questa vicenda, anche perché io sono dell'avviso che, come accennavo precedentemente, forse ci troviamo ad effettuare il nostro ultimo consiglio provinciale, che come sapete nella proposta di legge che è alla Camera per l'approvazione definitiva e che entro il 4 aprile determinerà il suo epilogo, è stabilito che da quel momento ci sarà l'entrata in vigore del nuovo soggetto indicato da questo decreto del Rio di il commissariamento, che vede a capo il Presidente della Giunta e i suoi assessori. Bene, io rispetto a queste cose voglio dire con molta franchezza che è un percorso che viene da lontano. Non è la prima volta che si è tentato da parte dei livelli nazionali di colpire l'ente intermedio che è la provincia, di colpire quindi i quadri intermedi che in esso lavoravano facendo attività politica, perché guardate, tutto si può dire di questa scelta, ma che porti a ridurre i costi della politica è un falso, che porti a rimodulare in positivo le attività è altrettanto una bugia. Quello che di fatto emerge da questa nuova impostazione normativa è il fatto che viene meno il soggetto democraticamente eletto dai cittadini. È l'unica cosa che concretamente viene a determinarsi, è come
in modo maldestro e poco elegante, ha detto il presidente Renzi che lui si porterà addosso la responsabilità di aver mandato a casa 3.000 professionisti della politica, è un'offesa anche a tutti coloro che invece nel loro impegno, nella loro attività ci hanno messo la faccia, che continuamente pensano che il rapporto con i cittadini è importante, perché per quanto si possa dire questa elezione della provincia nasce da un sistema elettorale dove ogni candidato si propone nel proprio collegio e si misura in concorrenza con altri colleghi, ma partendo dal suo vissuto, da quello che ha fatto, dalla voglia che ha di mettersi in gioco per indicare le sue scelte, le sue priorità e la voglia di portare qualche risultato. Quindi è come diceva il collega Cerbone, sì, c'era una volta la democrazia, perché si stanno restringendo i luoghi della partecipazione popolare. La stessa vicenda che attiene, per dire, al Senato, per quanto è evidente che il bicameralismo perfetto ormai era da considerarsi obsoleto, con queste connotazioni produce solo un luogo dove potremmo dire che è lì che ci sarà il museo degli elefanti, è lì che si farà una discussione accademica su quella che tra virgolette potremmo dire al sesso degli angeli, perché di fatto l'accentramento verso i poteri della Camera sta a dimostrare che adesso si vogliono le mani libere per andare a determinare le soluzioni, pensando che questa strategia, questa scelta sia di innovazione e di miglioramento complessivo di una società come la nostra. Io credo che non funzioni così, perché quando si vanno a restringere i luoghi della democrazia, quando non ci sta più la possibilità perché i cittadini possano scegliere i propri rappresentanti, perché guardate, quello che più fa male, e spero che qui siamo tutti a condividerlo, è che chi deve decidere, chi sta decidendo per i consigli provinciali è una banda di nominati, una serie di soggetti scelti da un click, gente che non ha nemmeno il proprio voto, e quindi con tutte le difficoltà, perché qui è fuori discussione che noi viviamo delle criticità, ci sono delle contraddizioni anche al nostro interno, perché a volte abbiamo dimostrato di non essere bravi a saper gestire quella che era questa occasione che avevamo, perché cari colleghi, questa ce la dobbiamo dire tutta, questa cosa è stata sottovalutata, perché già dalla splendida view di Monti, e non solo, io direi ancora prima, c'era un pallino di Del Rio, ancora quando era presidente dell'ANCI, che segnalava questa necessità di andare al superamento delle province e che per anni non c'è riuscito, perché c'era una visione diversa. Oggi invece hanno consegnato all'opinione pubblica su un piatto d'argento l'agnello sacrificale, un apparente costo della politica che si riduce in un 1,2% di tutta la spesa che copre lo Stato centrale. Allora ecco, noi dobbiamo avere il coraggio, al di là delle appartenenze, al di là di oggi chi sta facendo questa scelta, di rivendicare la dignità di uomini e donne libere che vengono da un'esperienza elettorale e che sarebbero stati ben disposti di misurarsi sui territori per andare avanti e garantire servizi. Perché io, come amo ricordare, mi preoccupo per le comunità piccole che nella provincia hanno trovato sempre un riferimento e in questo momento avranno delle grandi difficoltà a trattare con la burocrazia. Perché per quanto si possa dire, il potere, quando più diventa tecnico e burocratico, meno può essere equilibrato e di buon senso rispetto alle esigenze delle comunità. E noi adesso ce ne accorgiamo con questa fine di consiliatura, perché in qualche modo la sperimentiamo anche sulla nostra pelle. Non a caso dicevo prima, è solo un inciso, sulle cose che dicevo prima al Presidente, ai vari componenti della Giunta, delle risposte vanno date, perché dei progetti e delle cose in campo ci sono ed è utile spiegare che cosa si è tentato di fare, dove si è riusciti e dove non si è riusciti. Però guardate, ormai siamo all'epilogo, poteva starci una cabina di regia, poteva starci una scelta su alcune priorità. Purtroppo, come dicevo, la sottovalutazione che è stata fatta un po' da tutti noi, non facendo le battaglie all'interno dei propri partiti, ha prodotto questo nefasto risultato, che oggi noi siamo sacrificati. Completeremo la nostra esperienza non perché andremo a fine mandato, ma perché qualcuno ha deciso che bisognava stabilire come fare fuori un ceto che ha, nell'immaginario collettivo, doveva passare per quelli che non avevano capacità, che erano i trombati, quelli del malaffare, quelli che costavano. E io a questa vicenda, ma penso tutti noi, non ci siamo. Ecco perché credo che debba emergere
anche se in quest'ultima occasione, la volontà da parte di tutti di riprenderci la nostra dignità. Allora ringrazio il consigliere Carcatella, chiedo se ci sono altri colleghi che vogliono intervenire. Allora chiedo di intervenire il consigliere Marano, prego. Sì, grazie Presidente. Oggi pomeriggio non volevo intervenire, poi l'intervento del collega Carcatella mi ha ispirato e condivido moltissimo il contenuto. Questo dimostra come su taluni contenuti le differenze di colore politico non reggono. Ebbene, c'è un dato fondamentale, sentivo l'altro giorno il Presidente del Consiglio che diceva da oggi ci sono 3.000 indennità in meno. Innanzitutto chiariamo che i consiglieri provinciali non sono pagati per indennità ma per gettoni di presenza, e vorrei dire al Presidente del Consiglio: bravo, hai risparmiato sul bilancio dello Stato circa 3 milioni di euro, perché è noto che i consiglieri provinciali con tutti i gettoni di presenza riescono ad arrivare a circa 1.000 euro netti, e questo lo diciamo perché non molti lo sanno. Ma l'intervento mio oggi sarà veramente di 2 minuti, perché ho già detto in altri momenti quello che penso sulla questione delle province eccetera, però un aspetto lo voglio sottolineare e credo che il collega Carcatella sia d'accordo con me. Questo svuotamento di importanza degli enti locali è voluto, cioè non è un fatto casuale che si stia andando a colpire proprio la parte debole ma allo stesso tempo forte della politica, cioè coloro i quali hanno il consenso sul territorio e soprattutto i consiglieri provinciali che diciamo si trovano ad avere a che fare con sì un territorio di area vasta, ma comunque i collegi provinciali garantiscono una certa aderenza con il territorio e quindi un forte contatto con il territorio, svuotando di potere chiaramente i consigli provinciali, e questo a mio avviso sarà fatto anche con gli altri enti locali, si veda già quello che è stato fatto fino ad oggi con le municipalità, con il pretesto del risparmio di spesa, che comunque non è tale da giustificare questo svuotamento di poteri. Cosa si fa? Si svuota la politica locale di potere e di conseguenza le burocrazie e gli alti tecnocrati, non dovendo più dare diciamo conto dei politici che stanno a contatto col territorio, potranno in modo più agevole diciamo gestire quelli che sono i loro interessi. E l'attuale governo, e questo è uno dei motivi per il quale al di là del colore politico non lo condivido, è completamente servo di queste tecnocrazie, di queste alte burocrazie, e ancora una volta, e qui concludo, lo svuotamento delle province è una prova lampante di quello che sta succedendo, e per piacere non mi si chiami complottista. Grazie. Consigliere Fomez, prego. No, non ho mai visto così sorridente il Presidente del Consiglio. Questo mi fa molto piacere, significa che veramente questo sarà l'ultimo Consiglio provinciale. Io voglio soltanto dire all'Aula che nella discussione di questa sera evitiamo strumentalizzazioni politiche, che questo non gioverà né alla discussione né al confronto e nemmeno al documento finale. Diciamo le nostre cose su questo, su quelle tecniche soprattutto, su questo disegno di legge. Noi già altre volte il Consiglio provinciale, insieme a tutti gli altri consigli provinciali d'Italia, hanno creato un successo, soprattutto opponendoci al decreto Salva Italia di Monti. Le regioni allora fecero ricorsero al TAR, l'Alta Corte ci ha dato ragione, anche se questa volta la situazione è molto più complessa e molto più difficile. Stavolta si è cambiato strumento legislativo, c'è una fase politica diversa, non c'è un governo tecnico, c'è una maggioranza eterogenea, abbiamo una spinta riformista nel paese che è molto più evidente. Noi crediamo senza peli sulla lingua che questo disegno di legge sia iniquo e non abbia il fine né di abolire e né di riordinare le istituzioni. Difatti le province non saranno abolite, disegno di legge che non svuoterà le funzioni della provincia, e non è vero, non è detto che alle province subentreranno i comuni. Le province non saranno abolite perché esse
esse saranno abolite soltanto col subentro delle città metropolitane, la parola sarà cancellata definitivamente soltanto con la riforma della Carta Costituzionale. E si prevedono tempi e tempi molto lunghi. Questo disegno di legge non è lo svuota province, perché le funzioni fondamentali resteranno alla provincia finché esse verranno cancellate. Quelle non fondamentali saranno demandate con un accordo tra Stato e Regione e verranno individuate da questa conferenza. E non è vero che i comuni direttamente potranno subentrare alle province. I comuni non possono essere chiamati a svolgere compiti sovracomunali che non sono adeguati a livello comunale. L'articolo 15 subordina il riordino delle funzioni provinciali ad una serie di criteri: individuazione dell'ambito territoriale di competenza, le esigenze unitarie, le deleghe di esercizio mediante convenzione. E poi avremmo addirittura la possibilità di uno sdoppiarsi dell'ente anche per quanto riguarda Palazzo Matteo. Difatti la legge prevede, il disegno di legge, che se una serie di comuni non aderirà alla città metropolitana, ci sarà la provincia insieme alla città metropolitana. Soprattutto nella suddivisione di funzioni, patrimonio e personale. Quindi un pasticcio istituzionale e una sovrapposizione di competenze. In sostanza è stato già detto, tutto rimarrà come prima, tranne verranno abolite le giunte, non ci sarà l'elezione diretta dei presidenti delle province e delle città metropolitane, ma la cosa più brutta, l'espropriazione per i cittadini della provincia della rappresentatività elettorale. Le città metropolitane e le province avranno gli stessi organi di governo esercitati a livello gratuito. Tutto questo è stato concepito come una riduzione dei costi della politica, ma i numeri non stanno da questa parte. Difatti l'unica relazione ufficiale è stata quella della Corte dei Conti, che ha detto così, la cito, che i risparmi sono molto deboli, ma certamente saranno grossi i costi di un simile stravolgimento. Il disegno di legge produrrà 26.000 poltrone in più, perché bisogna anche dire questo, che ci sarà un aumento dei consiglieri comunali da 6 a 10 in quei comuni meno di 3.000 abitanti e da 7 a 12 nei comuni da 3.000 e 10.000 abitanti. Ancora di più nei mini municipi verranno ripristinate le giunte e il terzo mandato. Dati del Lupi, bisogna dirlo. Le province hanno rappresentato l'1,27 della spesa pubblica rispetto all'8 dei comuni e al 20 delle regioni, con una imposizione, e questo l'abbiamo visto in prima sulla nostra pelle, da parte del governo di un taglio del 27% per risanare il paese. Le province nel 2010-2015 hanno avuto un comportamento virtuoso, riducendo la spesa corrente, ahimè riducendo anche le spese in conto capitale. Le province hanno un debito dello 0,4% del debito totale del paese e le province infine hanno ridotto il costo del personale dell'11%. Quindi non è stata una scelta ispirata alla riduzione dei costi, come anche il ministro ha dovuto ravvedersi, dichiarando che non erano i risparmi ad interessarci, ma il riordino e la semplificazione. Non ci sarà né riordino né semplificazione, ci sarà un caos istituzionale tra ruoli, competenze, trasferimenti di personale che non è detto che ci sarà e che potrebbe riflettere sicuramente sulla stabilità e sul quadro politico. Che cosa noi invece avremmo preferito come Partito Democratico?
come gruppo consigliare, penso di tutto il Consiglio provinciale, una proposta di legge che tenesse conto di questi elementi. Una conoscenza dei dati reali della pubblica amministrazione. Nel disegno di legge non c'è nessuna relazione né illustrativa né tecnica che quantificano anche un solo euro di risparmio. Non si parla di euro di risparmio. Due, il riordino della provincia doveva riguardare preliminariamente la riforma del titolo quinto della Costituzione, che rinnovasse contemporaneamente lo Stato, le regioni, le province e i comuni. Ma la vera priorità doveva essere quella di semplificare la pubblica amministrazione, riordinando le funzioni ed eliminando la sovrapposizione di enti. Perché non sono stati accorpati enti strumentali, le agenzie, le società partecipate, i bacini, gli ATO, i consorzi, che sono costati nel 2013 8 miliardi e 400 milioni di euro, un miliardo in più rispetto al 2012. Così avremmo voluto che si affrontasse questa questione. Il ricorso al voto di fiducia, una differenza tra 27 voti tra i contrari e i favorevoli, dichiarazioni irrituali verso gli amministrazioni provinciali, la brusca accelerazione della procedura di legge, il mancato coinvolgimento e la mediazione tra partiti, tra lupi, sindacati, le forze sociali, gli amministratori eletti dal territorio, ebbene tutto questo non sarà adatto a recuperare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione, perché questo è l'intento. L'effetto mediatico non poteva prevalere sulla realtà delle cose. Percepire la voglia di cambiamento e l'ostilità verso i partiti, verso la classe politica che serpeggia nel paese, significava avviare un'operazione di verità, un'operazione graduale, collegiale, che tenesse conto del nostro assetto istituzionale e costituzionale, che non determinasse lo sbilanciamento in favore delle grandi città rispetto ai comuni piccoli, e che avesse a monito le motivazioni dell'Alta Corte, quella del luglio 2013, che bocciò il decreto Salva Italia di Monte, perché né un decreto legge, né un disegno legge, né un voto di fiducia possono essere sufficienti ad affrontare questioni legate alla riforma dello Stato e ai suoi ordini. Qualcuno di voterà, diceva che voleva presentare questo ordine del giorno. Lo voteremo certamente con qualche smussatura. Però noi, caro Giorgio, e sono d'accordo con te, sarà un tentativo a vuoto, perché noi non siamo stati in grado in questi anni di farci riconoscere, di avere credibilità, di dimostrare la nostra autorevolezza rappresentativa derivata dal voto elettorale. Soprattutto per colpa nostra, ma anche e soprattutto per i nostri parlamentari, che in questo momento non ci hanno rappresentati e delegati. E invece io direi come provocazione, non tanto come provocazione, di listare a lutto, caro Presidente della Provincia e caro Presidente del Consiglio, la nostra bandiera a Piazza Matteotti. Di starla a lutto, perché quando verrà il momento, e penso tra poco, sarà una giornata nera di lutto, non soltanto per l'ente provincia, ma credo per la politica, per le istituzioni e per i cittadini. L'Italia sarà in quel giorno, vestirà la maglia nera e concludo. Altro che il premio, portare lo scalpo delle province nell'Unione Europea. E vi dico perché è stata anche una scelta anti-europea. In 19 stati europei su 28 il governo è affidato a 3 livelli istituzionali. Solo 9 stati, quelli piccoli, hanno 2 livelli di governo.
In Europa esiste un blocco di funzioni caratteristiche dell'ente di area vasta. Le funzioni sono legate a tributi e a risorse proprie. Le province sono dotate di organi direttamente votati dai cittadini. La scelta quindi sbagliata, e concludo, che penso che comporterà degli effetti negativi politici anche nei nostri partiti di appartenenza. Però io credo che una lotta che è stato giusto portarla avanti. Dobbiamo essere orgogliosi di averla fatta prima e di averla fatta adesso, perché si tratta di una battaglia giusta, complessa, compatibile con la nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, perché si tratta di una battaglia di difesa della nostra storia, dell'unità nazionale, della nostra cultura e della Costituzione italiana. Grazie, grazie al consigliere Fomez. Chiedo se ci sono altri interventi. Chiedo di intervenire il consigliere Ricci, prego. Io in questo momento non mi sento di fare nessun intervento molto tecnico, perché non siamo al Parlamento, non siamo noi deputati a cambiare una legge. Ringrazio il presidente Pentangelo, che comunque quasi settimanalmente sicuramente si recava a Roma, a Lupi, ma purtroppo tutti questi sforzi sono stati vani. Non si tratta di fare demagogia, non si tratta di fare strumentalizzazione politica. Sono d'accordo con quello che ha detto Giorgio, quasi in tutto, e in parte anche con Arturo. Però vi voglio dire una cosa: i segnali che le province dovessero essere abolite, che poi sono state svuotate, non sono state abolite, si vedevano da anni. Nei programmi elettorali tutti quanti mettevamo, i nostri partiti mettevano l'abolizione delle province, anche se non si facevano. Nel momento in cui c'era un partito al governo, l'altro l'accusava di non fare l'abolizione delle province, abbiamo giocato su questo e l'opinione pubblica praticamente ci ride alle spalle. Io che vivo il territorio come lo vivete voi, io sto facendo un altro modo. Quando i cittadini mi chiedono, adesso vi sciolgono, ve ne andate a casa, dicono di tutto e più, perché i cittadini sono convinti che noi siamo inutili, dicono, tu che ne pensi? Io gli dico, ci vediamo fra un anno. Mi dispiace, ma per i cittadini ci vediamo tra un anno, perché questo è il problema. Voi credete che tutti questi passaggi della legge passeranno automaticamente a 6 mesi, a 3 mesi, a 7 mesi, a 9 mesi, a un anno? Noi avremo tutte queste nuove istituzioni? Io non ci credo. Voi credete, e mi rivolgo ai consiglieri che vengono dalla provincia, che in questa provincia di Napoli, il sindaco di Napoli, il sindaco della città metropolitana, possa garantire tutti i territori? Io non credo proprio. Voi credete che con l'unione dei comuni, io ho fatto il sindaco, io credo che aumentano le spese. Però solo che quelle spese saranno a carico dei comuni. Nessuno darà i soldi ai comuni per fare l'unione dei comuni. Perché negli ultimi anni le unioni di comuni abbiamo evitato di farle perché non avevamo i soldi per farle. Abbiamo cercato in tutti i modi di organizzarci. Ma questa è la schizofrenia della politica. Ci hanno dato in pasta alla gente dicendo che noi eravamo inutili. Ci hanno dato in pasto. Per adesso chi non si rende conto dice che abolendo le province si risparmia. Ma voi vi ricordate quando Padroni Griffi, che col ministro del governo Monti doveva ridurre le spese con la spending review, quando gli è stato chiesto dal risparmio delle province quale sarà il risparmio delle province? Questo non lo posso dire. Ebbene, io sono un politico perché mi sono confrontato, sono stato eletto dai cittadini e sto qua, potrei anche dire, non lo so, devo vedere, ma un tecnico che diventa ministro proprio per quello scopo, che non sa quale sia il risparmio con l'abolizione delle province e debba dire che le province vanno abolite, questo è il mondo in cui ci siamo messi un poco tutti quanti. I nostri partiti non ci hanno tutelato. Artù, che vogliamo fare con i nostri partiti? Ma non si tratta di dire è stato Renzi o non è stato Renzi. Certo Renzi era dall'accelerato, perché i giornali gli avrebbero dato addosso. Perché si è impegnato. Quei famosi 2 miliardi non esistono proprio. Come giustamente hai detto, la Corte dei Conti ha detto che il risparmio sarà
ridicolo, ma il problema sono le funzioni. Presidente, hai fatto il presidente per tanti anni. Chi sostituirà la provincia? I comuni? La città metropolitana di Napoli con il comune di Napoli? E allora questo purtroppo è il problema. Oggi se noi stiamo facendo giustamente un documento, che è giusto fare questo documento, e lo facciamo. Guardate che se pubblicizziamo questo documento i cittadini ci diranno che noi non ce ne vogliamo andare per non perdere non so che cosa. Però i cittadini si renderanno conto di questo, credo, fra un anno. Ringrazio il consigliere Ricci, chiedo se ci sono altri interventi. Consigliere Guarino, prego. Io spero di non essere troppo controcorrente. Innanzitutto partirei da qualche chiarimento. A noi non ci manda a casa nessuno, noi siamo stati eletti per un mandato elettorale e completiamo il nostro mandato elettorale. Anzi, mai nella storia è capitato che un presidente e la giunta avessero un appendice che andasse oltre il mandato. Quindi, se fosse possibile, questa legge dà uno spazio in più a quella che la giunta eletta dei cittadini del 2009 e non toglie nessun giorno di mandato. Lo dico perdonami, arriverò alla fine e forse ci capiremo. Lo dico perché noi non dobbiamo passare come quelli che difendono una posizione acquisita. La nostra posizione da eletti o da componenti di giunta sarebbe dovuta terminare nel giugno del 2014, nel giugno del 2014 terminerà. Tra l'altro chi ha proposto, chi ha voluto fortemente questo disegno di legge è uno che il presidente della provincia l'ha fatto. Io credo che in sostanza anche coloro i quali abbiano voluto e abbiano insistito affinché si votasse per questo disegno di legge non lo fanno certo perché sono convinti che le province siano inutili, perché altrimenti Matteo Renzi nel votare o nel chiedere il voto, perché lui non può votare, avrebbe rinnegato in sostanza quello che è il suo passato, avrebbe detto sono stato inutile nel passato, aboliamo questi enti inutili. Io non credo che sia questo lo spirito che ha accomunato i senatori e accomunerà i parlamentari nella votazione. Piuttosto il mondo sta andando in un'altra direzione e benché siamo tutti, come dire, uomini di preferenza, almeno noi che siamo qui in Consiglio, uomini che quindi rivendichiamo con orgoglio quella dignità politica che ci è riconosciuta dai cittadini, benché io sia, come dire, oltremodo entusiasta delle esperienze che ho fatto in provincia, potrei stare qui a rivendicare quelli che sono i risultati di questa provincia per la parte del mio territorio o per la provincia tutta. E credo che lo faremo, Presidente, credo che sia una cosa importante da lasciare ai cittadini e posteri quello che è il risultato del nostro mandato elettorale, in tutto il quinquennio, nella parte in cui ne abbiamo fatto parte. Ma dobbiamo prendere atto che il mondo e l'Italia stanno andando in un'altra direzione. In questa direzione c'è lo snellimento della politica, dei ruoli della politica e dei costi. E benché noi non siamo quelli che costano di più, e benché noi non siamo quelli che, come dire, appesantiscano più degli altri l'attività burocratica, forse rispetto agli altri, anzi non voglio usare la parola noi, forse rispetto agli altri l'ente provincia è più debole rispetto agli altri e da qualche parte si poteva pur partire. Io credo che sia questo lo spirito che abbia accomunato i signori nel Parlamento e credo che se, diciamo, vogliono dare fattività e concretezza a una spending review che non può esaurire certamente in quella che è neanche l'abolizione delle province ma una sorta di rimpasto, perché il riordino richiede appunto è una parola importante, significa che sia stato fatto ordine, invece per adesso l'ordine non si vede, c'è un rimpasto delle province e delle città metropolitane. Quindi se questo disegno di legge sarà inserito in un contesto più ampio di spending review, allora vi posso dire una cosa, ben venga anche, ammesso e non concesso siano in grado di individuare i deputati a svolgere
le funzioni che oggi secondo me egregiamente svolge la provincia. Ma se sarà l'unico atto di questo governo, ahimè, sarà, come dire, un atto che porterà più svantaggi che vantaggi. Allora io non voglio parlare da consigliere provinciale, perché il nostro ruolo finisce nel momento in cui finisce il nostro mandato. E non c'è un ruolo che dura, non è un titolo che dura a vita, è un momento di transizione della nostra vita, nella quale io ritengo, e lo faccio personalmente, ma sono sicuro per quello che ho visto nei miei colleghi, nella giunta, di aver svolto egregiamente il nostro ruolo. Noi siamo stati chiamati dai cittadini a svolgere questo ruolo e l'abbiamo fatto bene. Ora, se la direzione del governo è di andare verso lo snellimento, l'abolizione, il riordino, che facciano pure. Poi, se volessimo entrare nel particolare, allora vi dico che da quello che ho potuto leggere, per quello che possono essere le mie competenze, ritengo che questo disegno di legge non sia il migliore in assoluto, per usare un eufemismo, che il Parlamento italiano abbia prodotto. Ma credo onestamente che non sia l'unico. E la difesa strenua di questa posizione, su questo mi allaccio a Salvatore, rischia di far passare a noi, in noi un messaggio diverso. Prima, Presidente Pentangelo, sono venuto da te, ti ho chiesto, facciamo, interveniamo. Che, no, mi sono confrontato col mio Presidente, il mio coordinatore di partito provinciale. Dobbiamo anche stare attenti a mandare il messaggio giusto ai cittadini. Perché, signori cari, noi che parliamo sempre a nome dei cittadini che ci hanno votato, io qua fuori non vedo centinaia, migliaia di persone che si stanno stracciando i capelli da testa perché si chiudono le province. Io non vedo nessuno, e sfido qualcuno di voi che ha incontrato in questi giorni proprio con cittadini, le persone che con cuore e con amore ci hanno votato e con convinzione ci hanno votato, che oggi si stanno fermando per stare e ci dicono peccato che la provincia si chiude. Io non li ho incontrati, ma sono consapevole che se si dovesse riandare alla provincia, per assurdo, e io dovessi essere candidato, io sono sicuro che mi rivoterebbero. Voglio dire che non è la disaffezione al singolo politico che manca, è la disaffezione alla classe politica. Allora noi dobbiamo stare pure attenti a che tipo di difesa facciamo. Noi dobbiamo stare pure attenti a che tipo di massaggio mandiamo all'esterno. Allora noi difendiamo con orgoglio l'istituzione provincia, se quando è arrivato al fine, l'ultimo giorno del nostro mandato, sapremo raccontare ai nostri cittadini quello che abbiamo fatto e come abbiamo onorato i nostri giorni da consiglieri, da presidenti e da assessori della provincia. Per il resto, fuori da questi banchi, ci confrontiamo e ci siamo confrontati, e io come voi ritengo che non sia un grande disegno di legge. Io come voi ritengo che sia uno delle peggiori disegni di legge, ma non nell'intento, nel modo in cui è arrivato e nel modo in cui è stato orchestrato. Ma io ritengo di aver scelto di partecipare alla vita politica, non ritengo di aver scelto di partecipare alla vita del consigliere provinciale. Quindi, terminata questa esperienza, continuerò a fare il consigliere comunale, e qualora ci dovesse essere altre opportunità, mi proporrò eventualmente e proverò a continuare a servire il territorio in quelle che sono le funzioni che possono ancora essere, come dire, ricoperte, ove mai i cittadini vorranno che io ricopra determinate funzioni. Sed lex dura lex. Io dico, oggi badiamo solo a che messaggio vogliamo mandare fuori da qua, e facciamolo soltanto con attenzione. Rivendichiamo quelli che sono stati gli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non pensiamo minimamente di rivendicare, come dire, alcuna, come dire, auto, come dire, non abbiamo una possibilità in più rispetto agli altri di dire che sia giusto che le province continuino a esistere, perché ci potrebbero essere centinaia e migliaia di persone che alle prossime elezioni si sarebbero candidati, e loro hanno lo stesso diritto nostro eventualmente di dire che non è giusto che non ci siano più le elezioni. Però io non li vedo queste persone fuori da qua. Io onestamente non vedo tutti questi cittadini che si stanno
come dire, sbracciando e tagliando i capelli da testa perché le province non esistono più. Allora, solo questo è il messaggio che voglio dire, e sintetizzo: sono orgoglioso di aver fatto parte, parlo come, come dire, quasi, sembra quasi un De Profundis, no? Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo consesso e in modo particolare di questa maggioranza, orgoglioso dei risultati che abbiamo portato a termine nelle difficoltà oggettive, spesso, come dire, nella, come dire, nel dubbio di quello che il giorno dopo ci sarebbe stato, ma facciamo attenzione a questa difesa strenua di questa istituzione che potrebbe rientrare in un gioco più importante in cui magari l'Italia veramente arriva a sburocratizzare o a ridurre le spese della politica e della burocrazia. Grazie. Ha chiesto di intervenire la consigliera Rosa Russo, prego. Diciamo che non avevo nessuna intenzione di intervenire, ma siccome io, per me questo è un grido di dolore, perché io sono, ho amato questo ente, gli ho dato tutta me stessa tanti anni fa, e sono ritornata così, diciamo, dalla porta di servizio nell'ultima parte della consigliatura. È come un saluto, ecco, io voglio, non potevo tacere per dire un arrivederci, forse questa creatura sarà trasformata in un'area metropolitana, sarà qualche altra cosa, ma non sarà quella che ci è appartenuta proprio in maniera totale, totalizzante. E quindi è un momento di sofferenza per chi la politica la fa col cuore. Forse lui è giovane, cioè, potrebbe essere più che mio figlio, e quindi vede tutto in prospettiva del futuro. Io forse vedo qualcosa guardando al passato. Però siccome sono una donna che crede alla speranza, mi immagino che questo ente si trasformi in qualcosa di più importante, di più grande, e mi auguro che possa fare bene per le popolazioni, perché noi veramente dimentichiamo che abbiamo un mandato che serve per servire, la politica è servizio, è volontariato, noi l'abbiamo dimenticato, e forse perciò la gente non sta qui fuori a sostenerci, perché c'è un senso di distacco, non ci crede più. E quindi logicamente immaginiamolo un po' su quest'ente che non è né regione e né provincia né comune. Io per esempio, se potessi avere una voce in capitolo, ma non siamo in Parlamento, eliminerei le regioni, farei 4 macro regioni, 3 macro regioni, e lascerei questi enti sovraccomunali. Ma tant'è che diciamo, è inutile che noi stiamo qua a fare questa nostalgia. Sappiamo benissimo che il nostro presidente, e ancora lo ringrazio pubblicamente per le battaglie che ha fatto per difendere l'istituzione provincia. E quindi dobbiamo dire, speriamo che il futuro di quest'area metropolitana che ci appartiene, vista che la città è una delle 4 città più importanti d'Italia, si sarà trasformata, il trasformare questo ente possa essere migliore per il servizio del territorio. Questo noi dobbiamo augurarci, che ci siano altre leggi che consentano al territorio di usufruire di un servizio migliore. E con questa speranza che diciamo salutiamo questa istituzione. Grazie. Allora ringrazio la consigliera Rosa Russo. Se cortesemente, sì, grazie. Chiedo se ci sono altri interventi. Il presidente facente funzione voleva intervenire, dopo vorrei dire anch'io qualcosa. C'è un altro intervento. Consigliere Carcatella lo illustrerà dopo che sarà terminato il dibattito con gli interventi. Prego, Presidente. Raccolgo l'entusiasmo che ognuno di voi che è intervenuto ha messo in quello che ha detto, sebbene con toni, ci hanno fatto sorridere, no? Enrico, con toni tristi, che toni di un addio, toni di un saluto. Allora, ripartendo dalle parole che ha detto Francesco Guarino, noi tutti sapevamo che l'ente aveva un termine, che era quello temporale, era quello di giugno del 2014. Questo lo faccio vedere soddisfazione a tutti noi, perché
l'ho sempre premesso in tutte le riunioni che abbiamo fatto a Lupi, in Regione, in tutti i consessi nei quali si è parlato di tutto ciò. Non era una difesa, perché se noi avessimo avuto un mandato che andava oltre la scadenza nostra naturale, poteva essere semplice. Faccio una premessa: che io non sono neanche d'accordo con il fatto che si sia chiusa una pagina della storia repubblicana italiana, perché è un'istituzione che comunque ne ha fatto parte da sempre e venga così chiusa in un modo che non condivido e che non esclusivamente riguarda noi, non riguarda noi. La eventuale sua sopravvivenza non avrebbe riguardato nessuno dei presenti, tranne ricandidarsi, e se uno veniva rieletto significa che era stato amato dal popolo. Quindi voglio dire, io non mi vergogno di dire quello che dico, perché non è difesa personale, anzi, l'ho detto chiaramente a tutti, ritengo che il bivio nel quale ci ha messo la legge su continuare, per quanto riguarda il Presidente della Giunta, il cammino fino al 30 dicembre, scegliere sì, scegliere no, perché noi potremmo benissimo decidere di non farlo, sia quanto di più immorale e disdicevole possa proporsi a chi fa politica, perché meglio sarebbe stato chiuso il corso, mandare realmente tutti a casa e nominare commissari, accorpare funzioni, fare quello che la legge consente di fare a chi è in carica, al nostro Premier e al Governo. Facciamo salvo il principio per cui dovete riconoscermi in questo anno e mezzo, forse più, nel quale ho avuto la fortuna e l'onore di condividere insieme a voi la guida di quest'ente, di cui vado orgoglioso, in ogni singolo componente, che sia maggioranza o opposizione. Senza questo voglio apparire come un saluto, perché questo Consiglio è stato, ricordiamoci, programmato dal Presidente Rispoli perché si discutesse, non nel tentativo di poter influire e poter far cambiare qualcosa. Il destino è segnato, perché se eventualmente qualcosa poteva essere fatto dal Senato, oramai è tutto scritto, ma serviva un dibattito, serviva ad arricchirci, anzi mi avrebbe fatto piacere sentire tutti, avere una presenza numerosa sulle persone che si strappano i capelli, ero certo che non ci sarebbero stati. Perché eventualmente quello che io dico dell'orgoglio di aver rappresentato questo ente, di aver avuto a che fare con voi, con domande sempre legittime, con richieste che fanno bene al territorio, io penso si dovrà ancora celebrare. Perché a dire la verità questa legge schizofrenica, isterica, vergognosa, mi assumo la paternità di quello che dico, non si sa ancora se questo sarà l'ultimo consiglio, ce ne saranno altri, posta la nostra volontà poi di effettuarli o meno. Perché è ancora tutto in interpretazione se l'entrata in vigore della legge il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale significhi che automaticamente si modifica con un decreto legge una legge costituzionale e quindi si modifica il tempo di un mandato elettivo, o il mandato elettivo, secondo invece l'interpretazione della legge di stabilità, è al 30 giugno 2014. Quindi voglio dire, è talmente un guazzabuglio che la velocità che ha costretto tutti a fare, perché era un delitto che si doveva consumare, ha fatto sì che delle risposte non siano date e quindi intervengono delle interpretazioni che certamente non sono la Cassazione, non sono autentiche, ma che alcuni componenti della Commissione Affari Costituzionali fanno riguardo a quando questo consenso dovrebbe perdere la propria efficacia. E poi la domanda che tutti voi mi fate: per me, per quel poco di cultura giuridica che uno ha, presumo che la scadenza sia quella naturale, perché è una legge che ha una portata diversa da quella che modifica la durata, e quindi sarebbe tutto un discorso costituzionale. D'altronde Brunetta oggi ha fatto giustamente appello al Capo dello Stato affinché ponga attenzione sul fatto che il provvedimento è incostituzionale. Abbiamo avuto già ragione una volta, e dico, mi dispiacerebbe, anche se me lo auguro, avere ragione in futuro, perché sarebbe chiaramente un provvedimento sbagliato. Allora dico, noi non ci dobbiamo vergognare di dire quello che diciamo, perché, caro Francesco, non lo diciamo a noi, non stiamo rivendicando la facoltà di rimanere qua, ma la facoltà affinché chiunque si voglia in futuro misurare per la gestione di un ente che ha funzionato, resti. Punto. La lotta era ideologica, di pensiero e senza barriere culturali di partito, perché altrimenti il mio intervento dovrebbe essere totalmente diverso, e dire che sottoscrivo l'intervento che ha fatto Arturo, tranne che non riesco a identificare quale simbolo politico c'è sotto. E quindi voglio dire, rimaniamo nell'anonimato politico, perché la battaglia è uguale per tutti e va avanti così. Il mio dispiacere piuttosto, e mi prendo solamente un altro paio di minuti, è relativo a quelle domande che
che Rosa faceva, che Giorgio faceva riguardo allo stato di compiutezza di alcune opere, allora dobbiamo confessare che se il mandato sarebbe avesse avuto il suo epilogo naturale, avremmo fatto un esame di quello che avevamo riuscito a fare e basta. Probabilmente diciamo che abbiamo una soddisfazione nella sfortuna, che quelle opere di cui tanto abbiamo parlato e di cui abbiamo discusso anche con il vostro gruppo politico e che sto seguendo secondo quello che era l'indirizzo da voi dato, avrà potenzialmente, io uso sempre il condizionale perché nulla è certo in questa legge, un seguito in questo scorcio di mandato che avremo fino al 30 dicembre. Ed è chiaro ed evidente, e qui siamo senza cittadini e non stiamo facendo una tribuna politica, che è chiaro che la consigliera Rosa per me rimane tale, anche se dovesse vedere, ma chiedermi lo stato di attuazione nel mese di settembre, non mi sognerei di pensare che quello che la legge ci dà è un patrimonio esclusivo personale che poi debba consentire di fare alcune cose. Piuttosto è diverso il contrario, perché il grado di responsabilità che invece assumeremo sarà ben più grave, ben foriero di maggiori preoccupazioni. Chiudo dicendo una sorta di invito ad essere ognuno di noi soddisfatti di quello che abbiamo fatto, perché solo ieri nell'incontro con il ministro Alfano riguardo alle problematiche che questa terra ha, ed erano di tipo più strettamente legato alla sicurezza, vabbè, alla delinquenza e a tutti gli effetti che ci sono, c'è stato un momento nel quale il sindaco De Magistris ha chiesto, perché il ministro Alfano ha chiesto ad ognuno di noi le problematiche specifiche per le quali lui si sarebbe potuto interessare, la regione ha chiesto una vigilanza forte affinché la terra dei fuochi, che nasce da un percorso negativo e da dimenticare della nostra vita istituzionale, non possa fare il paio e quindi aumentare le nostre responsabilità, perché nel momento in cui tutti questi ingenti somme di fondo verranno spese, potrebbero essere predominio di chi nel tempo ci ha dissanguato, ci ha rovinato nella morale e nella vita. Vediamo l'aumento dei numeri di cancro di cui si parla in questi giorni. Quindi Caldoro ha fatto un appello espresso affinché tutto sia ampiamente monitorato e sia ampiamente limpido. Il Comune di Napoli ha chiesto problematiche ovviamente più cittadine, quella di un aiuto nella effettuazione di tutto il problema legato ai Rom, del dissesto economico, e quando si è parlato di dissesto ha detto, e questo lo dico per vostra parziale soddisfazione, perché quando io partecipo per voi, dice: ministro, sarebbe difficile per me ora interrompere un discorso nel quale da 3 anni e mezzo in cui attendevano i pagamenti della nostra azienda e quindi si finiva facilmente nelle mani di persone che non ti prestano i soldi per il piacere di prestartelo, dice, ora siamo arrivati circa a 2 anni, sarebbe triste interrompere questo percorso. E lo stesso ha detto Caldoro, che da 530 giorni sono passati a 180 giorni, quindi 1 anno e mezzo. Quando sono intervenuto ho chiesto, e lo avete visto dai nostri, dalle rassegne stampe, l'ho chiesto a nome vostro, che a noi venisse fatta un'operazione di genere diverso. Perché se Renzi, come dice, metterà dei soldi nella 35, quindi a soddisfacimento dei crediti che hanno nei confronti della pubblica amministrazione al 31 dicembre 2013, questa provincia non beneficerà di un euro di questo provvedimento di legge, perché non ha debiti nei confronti di nessuno. Quindi questo è per noi un grande, grande atto di orgoglio che dobbiamo rivendicare, non ci dobbiamo nascondere. E i nostri pagamenti sono quasi al giorno, sono a un mese, a 60 giorni, quindi è denaro contante, meglio non si può sperare. E quindi voglio dire, completiamo tutto ciò con la soddisfazione di aver fatto bene, con la soddisfazione di non essere stati mai oggetti di attenzioni particolari da parte di chi che sia per le nostre attività, che potranno essere state sbagliate sotto il profilo politico, perché purtroppo nella politica si fanno delle scelte e si può anche sbagliare, bisogna avere il coraggio di ammetterlo, ma non lo sono mai state censurate sotto l'aspetto più strettamente della colpevolezza soggettiva o peggio ancora dolosa. Quindi ritengo di aver avuto una collaborazione con maggioranza e opposizione sempre improntata alla collaborazione. Quello che noi diciamo invece forte, che è stato un atto di arbitrio, e riprendo le parole che diceva prima Guarino, mi sembrerebbe triste un domani dover dire io ai miei figli che l'ente che ho guidato è stato un ente inutile. Questo non dà un grande onore
e non dà dignità alla figura di un premier che può essere anche innovativo e potrebbe anche farci sognare per certi versi, ma che assolutamente, anche se sotto il profilo terminologico, ha peccato, ha sbagliato, ci ha offeso, ma soprattutto ha offeso se stesso, perché da questo ente che è partito, è questo ente che lo ha reso noto, è questo ente che lo ha reso sindaco di Firenze e poi, senza essere stato votato differentemente da voi, lo ha reso capo di un governo. Purtroppo la sua voce è molto più forte della nostra, quindi la sua arriva e la nostra no. Fosse solo che arrivi quello che io dico a noi, è già una grande soddisfazione. Voi siete stati votati, io nel passato sono stato votato per 4 volte, lui come premier del governo non è stato votato, quindi avrebbe fatto bene a tacere. Comunque noi porteremo avanti il nostro lavoro per questi altri, io immagino giovedì c'è una riunione del Lupi a Roma dove ci saranno dei chiarimenti, perché Lupi sta interloquendo con l'ufficio legislativo, con l'ufficio affari costituzionali, perché ci saranno probabilmente delle circolari interpretative, l'ho chiesto anche al ministro Alfano ieri di toglierci questi dubbi. Quindi io mi auguro dopo giovedì di darvi delle certezze, so che anche il presidente Rispoli sarà a Roma, quindi speriamo di tornare con qualche chiarimento in più, certi che compieremo il nostro compito fino alla fine come l'abbiamo fatto in questo periodo e se sarà dovuto anche fino al 30 dicembre o fin quando la legge ce lo consentirà. Grazie. Io prima di dare la parola al consigliere Carcatella per l'illustrazione del documento e avvisandovi che dopo la votazione di questo documento mi è pervenuto un ordine del giorno a firma della consigliera Rosa Russo per destinare un immobile individuato tra quelli confiscati alla criminalità organizzata per le famiglie dei soggetti autistici. Sapete che oggi è la giornata alla quale la provincia ha aderito per accendere i riflettori appunto su questo problema che sta diventando un'altra tra le tante piaghe sociali che ci affliggono. Volevo anche io fare qualche brevissima considerazione sul punto all'ordine del giorno. So di farlo in maniera irrituale, ma voglio dire, mi... No, Presidente, mi permetta, io volevo appunto sollecitarla a fare l'intervento da consigliere provinciale e non da presidente della provincia. E infatti, consigliere Bellere, io ovviamente sono stato per 10 anni in quest'aula, quindi ho avuto modo di conoscere questa amministrazione, ho cercato anche di capirne quali erano le potenzialità, qual era la sua vera utilità nel quadro complessivo dell'assetto istituzionale e della filiera di quelli che erano gli enti locali. Credo che la vicenda delle province in genere è una vicenda che in realtà trova un'unica e sola spiegazione nella necessità di dover colpire l'anello più debole di quella che era la filiera istituzionale per cercare di dare una risposta all'opinione pubblica. Una risposta che sostanzialmente però ha tradito quelli che erano anche le stesse richieste che provenivano dalla società civile, perché quello che veniva a gran voce richiesto era che in qualche modo si ponesse fine in politica alla casta dei nominati. Eppure noi abbiamo una intesa ormai già definita, almeno così sembra, su un nuovo sistema elettorale, il cosiddetto Italicum, che prevede dei nuovi nominati. E lo stesso disegno di legge del quale stiamo discutendo oggi in realtà non ci propone altro che rinnovare anche qui a questi livelli, diciamo, un meccanismo di nomine per quello che riguarderà la rappresentanza sia delle province che nel nostro caso della città metropolitana. Aggiungo che ciò accade nonostante che poi alla fine molte di quelle che erano le competenze, di quelle che sono le competenze attuali della provincia e che in un primo momento erano state in qualche modo estrapolate sia dalle province che dalla città metropolitana, poi alla fine sono tornate, quindi dando anche in qualche modo un ruolo significativo, continuando a dare un ruolo significativo a queste istituzioni. E ciò nonostante
si è deciso di sottrarre ai cittadini la possibilità di poter scegliere i propri rappresentanti all'interno delle province e nel nostro caso della città metropolitana. Io credo che la città metropolitana, per arrivare diciamo al tema che ci interessa più da vicino, è una istituzione della quale negli anni spesso si è parlato come possibile soluzione di tanti problemi, specie per quello che riguarda la provincia di Napoli. Non dico nulla di nuovo se ricordo a me stesso e a voi che il nostro territorio è un territorio che è un tutt'uno, una conurbazione incredibile nel quale non si riesce a distinguere tra un comune e l'altro quali sono i confini. E quella che veniva auspicata nella istituzione di una nuova città metropolitana era un'istituzione che sostanzialmente potesse governare soprattutto l'area metropolitana, che come voi tutti sapete va ben oltre quelli che sono i confini dell'attuale provincia di Napoli. Il legislatore ha scelto invece di far coincidere questi confini con quelli che saranno i confini della città metropolitana, impedendo di fatto di risolvere anche dal punto di vista urbanistico tutti quelli che sono i problemi anche di sviluppo, di prospettiva di sviluppo che in questi anni abbiamo sofferto, che potevano trovare un loro riequilibrio in aree magari meno urbanizzate, presenti sia nella provincia di Caserta che nella provincia di Salerno, che come dicevo prima fanno parte geograficamente dell'area metropolitana di Napoli. Ma la cosa più grave che è stata fatta dal mio punto di vista, appunto anche in ragione di quelle che sono le funzioni assegnate alla città metropolitana, è privare questa nuova istituzione di una governance che avesse un'autorevolezza capace anche di poter interagire in maniera costruttiva con gli altri soggetti che operano sul territorio e nel caso specifico con i comuni. Perché un consiglio metropolitano che domani governerà questo territorio, che non è legittimato dal popolo nei confronti degli altri eletti, dal mio punto di vista non potrà mai avere quell'autorevolezza e quel peso che invece i compiti assegnati alla città metropolitana richiederebbero. Io credo che forse questo è uno dei punti cardine sui quali la critica a questo disegno di legge dovrebbe essere in qualche modo improntata, perché dal momento che i promessi risparmi non ci sono, ma non perché lo diciamo noi, ma perché lo certifica la Corte dei Conti, era evidente che garantire una rappresentanza direttamente eletta dal popolo sarebbe stato il modo più giusto per garantire una prospettiva di governo di area vasta, di cui dal mio punto di vista il territorio ha comunque bisogno. Quello che c'è stato con questo disegno di legge del Rio, a mio modesto avviso, è stata una cosa veramente bizzarra, perché in realtà è andata a modificare l'assetto istituzionale semplicemente togliendo un pezzo dalla costruzione che c'è stata negli anni. Voi sapete che la provincia di Napoli è un ente che in realtà è nato molto prima anche dello stesso Stato italiano. Noi qualche anno fa qui si è festeggiato la ricorrenza del bicentenario della nascita della provincia di Napoli, quindi come dire è nata ben prima che ci fosse lo Stato unitario e lo Stato italiano, e su quel tipo di istituzione è stato costruito anche tutta la macchina amministrativa dello Stato. Basti pensare che pure le prefetture, come sapete, gli uffici periferici dello Stato sono organizzati in modo provinciale, quindi su scala provinciale. È evidente che quando da una costruzione se ne toglie un pezzo a caso, io credo che facilmente è probabile che tutto il resto crolli. Io naturalmente mi auguro, come dire, di sbagliarmi in questa mia previsione, però non posso non notare che mentre in altri tempi le normative venivano fatte, le leggi venivano fatte, tenendo conto di tutti quelli che erano gli aspetti, e quindi se si parla di assetto istituzionale si ridisegna completamente l'assetto istituzionale del Paese, certamente non si toglie un pezzo come è stato fatto, e in altri tempi così si faceva, anche quando si scrivevano le leggi sui singoli argomenti c'era l'uso di fare dei veri e propri testi unici,
che, di cui abbiamo potuto godere anche, diciamo, nella recente storia repubblicana, per la loro compattezza, per la loro capacità di rispondere a tutti quelli che sono i problemi. Noi siamo soggetti che facciamo politica e siamo giunti alla fine del nostro mandato, quindi è evidente che chi fa politica non è che di mestiere fa il consigliere provinciale, è impegnato in politica e lo fa nelle assemblee elettive fino a quando la gente gli concede la propria fiducia. Quindi è evidente che noi siamo a scadenza di mandato e saremmo andati alle elezioni e ci saremmo sottoposti al vaglio dell'elettorato. Per cui non è che stiamo difendendo una posizione, noi non difendiamo alcuna posizione. Chiunque di noi fa politica per passione, qui ce ne sono tantissimi che ho imparato a conoscere in questi anni, lo continuerà a fare. Il vero problema è che noi denunciamo che in qualche modo si è distrutta un'istituzione che funzionava senza nemmeno rendere tutto quello che si era promesso, sacrificando appunto le province sull'altare di non so quale battaglia e quale causa. Detto ciò, do la parola al consigliere Carcatella per l'illustrazione del documento, prego. Io ringrazio veramente tutti i colleghi, il presidente Pendaggio e il presidente Rispoli per le riflessioni, perché in qualche modo hanno anche contribuito insieme a ognuno di noi ad esprimere una valutazione che è tutta politica e che quindi, come giustamente segnalava alla fine nel suo intervento il presidente Rispoli, non c'è una discussione di autoconservazione da parte di nessuno di noi, proprio per il fatto anche temporale che eravamo e siamo alla fine di una consigliatura. La questione è politica, è sul senso della democrazia e sarebbe poi fin troppo facile per me inserirmi in qualche contraddizione, venendo io da un'area di pensiero che ha sempre contrastato questa impostazione che era per il superamento, per la riarticolazione istituzionale, ma non lo faccio perché ritengo che poi fondamentalmente ognuno di noi rivendica invece la voglia di sentirsi autonomamente impegnato in un'istituzione che ha ritenuto fondamentale ed importante comunque per la nostra crescita. Passo alla lettura di un documento e un ordine del giorno sottoscritto da molti consiglieri che in qualche modo cerca di trasferire poi a quella che sarà la Camera dei Deputati nel ragionamento che fa, senza alcuna pretesa, perché sappiamo bene che i giochi sono fatti, ma per testimoniare una posizione che comunque ribadisce un punto di vista che viene dal basso e che fortemente ci vede tutti motivati in questa direzione. E quindi mi accingo alla lettura. Allora, l'ordine del giorno è sul DDL 1900. Considerato che da qualche anno si sta subendo un'incisiva azione mediatica che punta ad omologare l'opinione pubblica circa le responsabilità dell'attuale crisi sociale ed economica, individuando maldestramente nella rappresentanza politica e democratica eletta nelle province coloro che incidono in modo smisurato sui costi della politica, nascondendo i veri responsabili diretti che hanno prodotto orrori legislativi, quale il Porcellum, ed hanno sottratto progressivamente il diritto di scelta ai cittadini, che con la tale riforma un Parlamento di nominati ha privato del diritto di eleggere il Presidente e i rappresentanti di un'istituzione della Repubblica italiana, qual è la provincia, con precise e generali funzioni nella gestione dei territori dello Stato, che il ruolo amministrativo delle province è regolato da prerogativi costituzionali e la pretesa di metterle in discussione con legge ordinaria stravolge le più elementari regole del diritto e della democrazia, che i commi dal 12 al 18 disciplinati la fase transitoria per l'istituzione delle città metropolitane a causa delle differenze scadenze di mandato generano tre diverse fattispecie circa le rispettive indennità, determinando misure sperequate e ingiustificate, che il provvedimento riguardante le province in termini di risparmio interviene su una voce che rappresenta solo l'1,2% della spesa pubblica invece di toccare il 60% delle spese dell'amministrazione statale centrale, che per i lavoratori dipendenti e per il personale delle diverse società partecipate si rischia una situazione di confusione e un vuoto di risposte concrete e certe. Rileviamo il vuoto di confronto democratico su un tema così delicato
che investe in pieno la vita dei cittadini nel rapporto con l'istituzione qual è la provincia. E visto che la proposta definitiva a breve in esame alla Camera hanno i suoi punti cardini, il superamento dell'elezione diretta dei rappresentanti della provincia e l'individuazione di un commissariamento delegato all'organo di governo della stessa, tale da rendere questa scelta un ulteriore scaffo alla democrazia, il Consiglio provinciale disapprova la campagna di diffamazione volta a sminuire le funzioni e l'operato dei consigli provinciali, denuncia l'incostituzionalità del decreto del Rio, ne condanna la deriva antidemocratica della volontà del legislatore, soppressione della rappresentanza diretta, esprime viva preoccupazione per l'intero impianto della riforma degli enti locali, così come elaborata dal governo e approvata dalla Camera dei Deputati prima e dal Senato poi, e rivolge un appello alla stessa Camera affinché al testo si apportino le necessarie modifiche per salvaguardare la continuità di azione su tutto il territorio nazionale delle funzioni delle province, salvaguardando la professionalità dei dipendenti e garantendo ai cittadini servizi di qualità pari a quella finora erogati. Fa appello alla Camera affinché al comma 14 del testo licenziato dal Senato, che prevede i presidenti uscenti e le giunte dell'87 province metropolitane a scadenza del 2014, possa estendersi ai consigli provinciali per non determinare incertezze sul piano gestionale, non comprendendone la ragione per la quale il legislatore non contempli che il consiglio provinciale debba limitare il proprio esercizio finanziale a solo una parte dell'anno, anziché assicurare un anno intero di attività gestionale prima che la città metropolitana succeda alla provincia. Questo Grazie. È l'ordine del giorno che invitiamo l'Assemblea a votare e farlo proprio e di investire quindi la Camera dei Deputati nei tempi Grazie. Previsti. Grazie. Grazie, ringrazio il consigliere Carcatella. Pongo in votazione l'ordine del giorno letto dal consigliere. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario resti fermo, chi si astiene lo dichiari. Prego. Allora, viene approvato a maggioranza col voto contrario del consigliere Flauto. C'è, come vi dicevo prima, un altro ordine del giorno a firma della consigliera Rosa Russo che impegna il Presidente e la Giunta a destinare all'Associazione delle Famiglie di Soggetti Autistici un immobile individuato tra quelli confiscati alla malavita organizzata. Pongo in votazione. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario resti fermo, chi si astiene lo dichiari. All'unanimità viene approvato il documento. Alle ore 17:19, non essendoci altro da discutere, dichiaro chiusi i lavori del Consiglio provinciale.